Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo per chi volesse sostenere il canale iscrizione gratis e campanellina è un click, un semplicissimo click gratis e attivate la campanellina perché ora sono stato poco bene ma torneranno le live ora Effenberg va un po' in vacanza lo salutiamo tutti, chi vogliamo tutti bene Effenberg si va un po' a riposare appena torna, appena torna dobbiamo riprendere con il processo Prisma con Calciopoli, ripeto: io nell'ultimo mesetto mesetto e mezzo non sono stato benissimo e non abbiamo potuto completare quello che ci eravamo prefissati di fare. Faremo una live con Ale G, con l'avvocato PS, è disponibile, vedremo un po' oppure ne farò uno da solo, eh, facendo parlare voi, capendo un attimino com'è il vostro pensiero. Devo fare un annuncio importante perché un altro Interclub nasce. Mi hanno chiesto di eh, dirlo molto volentieri. Eh, nasce un, un altro interclub e quando nasce un altro interclub è sempre una cosa bellissima. Saluto Antonio Sabatelli perché il 26 settembre alle ore dice, eh, 18 ci sarà l'inaugurazione della sede ufficiale dell'interclub Javier Zanetti 4 GZ4 di Lizzano e quindi... Eh, Lizzano in provincia di Taranto all'evento sarà presente il coordinatore regionale interclub Puglia Giovanni Pezzuto. Quindi per chi abitasse da quelle parti, eh, giovedì 26 settembre inaugurazione della sede ufficiale dell'interclub Xavier Zanetti 4 Lizzano in provincia di Taranto. Ciao Antonio. Per quello che riguarda poi i signori che eh, si volevano pulire la bocca attaccando noi, perché qual era la loro strategia? Ok, noi siamo sporchi, siamo nei tribunali, ma siete sporchi anche voi. No, assolutissimamente no, non è così, anche perché, eh, eh, non più tardi di qualche giorno fa, i PM hanno detto che l'inter continua. A svolgere la propria attività secondo il principio della continuità aziendale e gode della fiducia massima dei suoi creditori, non risultano nemmeno debiti scaduti superiori alla soglia di 30.000 euro. E queste sono dichiarazioni di pubblici di, di, di un pubblico ufficiale dei vari PM, quindi è inutile continuare. Eh, a cercare di ripulirsi l'anima parlando male dell'Inter perché abbiamo visto tutto, eh, tutti cosa è successo: una roba scandalosa, frode, truffa allo Stato. Tra l'altro, noi italiani abbiamo contribuito una vita a dare soldi a quell'azienda lì, per poi dopo, per quale motivo, poi dopo non si sa perché, eh, praticamente, quell'azienda lì, i debiti li divideva per tutti gli italiani ma gli incassi se li devono loro. Quindi eh, il discorso è questo qui. Eh, io, ripeto, eh, vorrei ricordare a questi signori, oltre il fatto che l'Inter non ha debiti superiori ai 30.000 euro, addirittura l'Inter non, non risultano nemmeno debiti inferiori a 30.000 euro, ricordo tra l'altro che i PM, gli stessi PM di Milano, archiviano l'indagine definitivamente sui conti dell'Inter. Ma perché archiviano l'indagine per assenza ed infondatezza delle accuse. Il fatto non sussiste e non esiste nessun reato. E a quanto pare i reati sono da altre parti, perché nei tribunali ci siete voi, perché due patteggiamenti, schede SIM e con Gravina che ha salvaguardato il brand, l'avete fatto voi. E ora c'è il terzo patteggiamento, molto probabilmente con il processo Prisma, perché alla signora Mari Lungo, ex componente del, CDA, del vecchio CDA della Juventus, non ho detto io alla signora Marilungo di andare dal PM e di dirgli che le volevano far firmare un bilancio corretto appena che non stava nei in cielo né in terra. L'ha detto lei davanti ai PM. Se la Consob si costituisce parte civile nel processo ci sarà un motivo, parte lesa. Chissà perché, però. Così è una curiosità gravina che ha salvaguardato il brand Juventus perché in un altro paese, per come la vedo io, la Juventus non giocherebbe più in Italia da almeno una ventina d'anni, ma l'avrebbero mandata a giocare in Finlandia con 4 o 5 squadre, chissà perché però la FIGC non si sostituisce parte civile, eh, essendo comunque parte l'ESA. Ma la parte l'ESA di questa vicenda scandalosa, e continua ancora con reati, perché qui continuano i reati, ma non... Eh, ma non sembrerebbe parrebbe questi sono reati la parte lesa ragazzi è il calcio italiano che ne esce per causa loro per l'ennesima volta distrutto e quello è il problema il calcio italiano ne esce distrutto perché eh, tre anni è sui notiziari italiani dove Chissà perché non stanno dicendo nulla, poi dicono dell'Inter, ma non mi sembra che su tutti i notiziari, sulle ultime, all'ultima ora, abbiano detto qualcosa di quello schifo che sta succedendo in casa loro. Ma ripeto: il calcio italiano, per causa di questi signori, ne esce per l'ennesima volta distrutto e con un'immagine ormai un'immagine brutta e sporca. E spero che venga fatta giustizia, deve essere fatta giustizia, non deve finire più a Taraluce e Vino. Non, do, dobbiamo togliere di mezzo i patteggiamenti. I patteggiamenti vanno tolti per quello che riguarda almeno il calcio. I patteggiamenti vanno tolti perché se te a loro togli i patteggiamenti, loro non esistevano più perché hanno patteggiato già due volte Sim Svizzere. Poi dopo hanno patteggiato un Gravina, e ha fatto finire tutto a Tarallucci e Vino, 700 mila euro di multa, e addirittura non si va a costituire nemmeno parte civile. È una vergogna per il calcio italiano! È una vergogna. Concludo il video dicendovi, poi parleremo del Derby. Oggi pomeriggio o domattina farò un video un po' più lungo, visto che sto tornando in forma. Per quello che riguarda il Mondiale per Club, molti di voi che seguono questo canale eh, lo sanno benissimo che è un anno che dico che è una cazzata. È un anno che dico da quando lo dico che il Mondiale per Club è una cazzata, da quando molti personaggi anche che andavano in televisione dicevano che Zang, se vi ricordate, aspettava il Mondiale per Club proprio perché. Con la pioggia di milioni del mondiale per club, Zang si sarebbe risollevato. E io da lì cominciai a dire che il mondiale per club è una grande puttanata e che Zang non sarebbe arrivato a prendere i soldi del mondiale per club. È tutto nei video, sono ancora online. Mondiale per club l'ho definita una roba per ricchi per 3-4 squadre al mondo per me è una grandissima cazzata. Giocatori che si stanno addirittura eh, si stanno rifiutando di partecipare a quella competizione. Avete visto cosa sta succedendo? Sta succedendo un casino con il mondiale per il club, allora, io dico, soprattutto la mia squadra del cuore all'Inter loro si meriterebbero: l'UEFA si meriterebbe non solo dell'Inter che tutte le squadre boicottassero questa pagliacciata mandando a giocare i ragazzi della primavera perché il mondiale per club è una grandissima pagliacciata e ricordatevi una cosa i giocatori sono fatti di carne e sangue come noi non sono cyborg non possono giocare 70-80 partite ma il giocatore il calciatore qualsiasi calciatore dalla prima categoria alla serie a non si lamenta se deve giocare c'è una cosa che va capita per giocare le partite ti devi allenare per quello che il giocatore si rifiuta di, di, di giocare 80 partite perché, anche se meno rispetto a tanto tempo fa, dove le partite erano molte meno, anche se in maniera ridotta, ma la, il giocatore, anche a livello tattico, per affrontare una partita, per affrontare una competizione si deve allenare. Quindi, allenamento e partita vanno di pari passo ed è per quello che il giocatore si rompe i coglioni. Di giocare, non si rompe i coglioni a livello fisico, non ce la puoi fare, ma anche mentalmente a tenere 70-75 partite. È una roba da pazzi. Quindi, ragazzi, eh, volevo salutare anche Gio Benzinero, che ieri ci siamo sentiti per telefono. Gio, alla fine riusciremo a fare una bella live. Ora sto molto meglio. E... Salute e prosperità a tutti, anche a loro che fanno queste schifezze. Ciao, l'Inter.